Ciao a tutti. Nel video precedente abbiamo visto come preparare questa salsina con praticamente con del pesce. È una preparazione di trota affumicata con una salsina particolare fatta con delle erbe. Basta guardare il video precedente per capire come si fa. È stata in frigorifero 24 ore. E quindi adesso l'ho tolta perché sinceramente a me piace mangiare le cose a temperatura ambiente, non fredde, quindi la lascerò fuori a prendere temperatura. La ricetta per questa preparazione prevede come contorno delle patate. Le patate sono abbastanza neutre come sapore, questa preparazione invece è abbastanza saporita. Diciamo che la ricetta originale prevede l'uso di aringhe affumicate che sono parecchio, parecchio sapide, ecco, quindi con le patate si sposano bene. Anche la salsina stessa può essere usata come guarnizione per appunto patate o simili, ecco. Così fatta da sola può essere anche un ottimo antipasto. Con le patate diventa un piatto completo, un buon secondo. E infatti ho preparato delle patate. Diciamo che sarebbe meglio patate lesse, cioè proprio bollite e basta. Io le ho fatte semplicemente andare un attimo in padella senza condimento perché lesse, insomma, mi sembrava proprio triste. Va bene. Le altre cose che possiamo vedere qua invece prevedo di prepararmi un primo, quindi come secondo questa ricetta e come primo mi faccio due spaghetti con gamberi, gamberone a dire la verità, cozze e quel che serve per cucinarlo. Sono alimenti sinceramente surgelati e scongelati. Per cui vabbè, saranno un po' così, però proviamo a assaggiarli. A questo proposito, le cozze qui, cioè, si possono vedere che sono già aperte, in effetti queste sono già cotte, quindi sono state cotte e surgelate. Un prodotto fresco, la cozza non si deve aprire, se la cozza si apre vuol dire che è morta e da buttare via, quindi si mangiano solo quelle chiuse. Che si metteranno in padella e in padella a quel punto si apriranno. Ci preparo un po' le cose e poi ci sentiamo appena, insomma, in fase di preparazione. Ok? A dopo. Semplicemente il sughetto sarà una cosa in bianco, ecco, senza pomodoro, quindi due spicchi d'aglio schiacciati, non tagliati a fettine. Peperoncino, e dentro metterò i pesci, poi il prezzemolo, magari appunto bisognerà fare un po' di sughetto con un po' dell'acqua dove cuocerà la pasta, ma vedremo dopo. Non mi dilungo tanto sulla preparazione perché diciamo che è abbastanza semplice, ecco. Vediamo invece un attimo come pulire i gamberi. Allora, prendiamone uno. Quindi io mi trovo comodo con un coltellino fatto in questo modo qua. È uno spillucchino e ha questa forma leggermente curva sul davanti. Quindi si tratterà di incidere sulla parte superiore il gambero. Questo, ripeto, è un prodotto surgelato, quindi il fresco può risultare a parte più buono sicuramente, ma diversa la consistenza del carapace. Ecco, quindi l'ho inciso sulla schiena, lo apro. Prendo la parte che si mangia. La polpa e
tolgo. Ecco. Quindi praticamente il carapace si chiama così, insomma. Questa parte, se volessi fare un risotto, la metterei a bollire con dell'acqua e poi quest'acqua la utilizzerei per praticamente cuocere il riso al posto del brodo solito vegetale. Qui rimane ancora un'operazione da fare, credo si possa vedere questa riga nera che è l'intestino del gambero. Quindi semplicemente prenderla e toglierla. Ecco. Questo ovviamente non va nel brodo se volessi fare un risotto, eh? Ecco. Quindi mi rimane la polpa. Siccome la carne è tenerissima, devo farla cuocere proprio il minimo indispensabile per poterne poi gustare il sapore senza che mi diventi una suola da scarpe, ecco, quindi andrà un po' calibrata la cottura di questa carne. Niente, adesso continuo nella preparazione e poi ci sentiamo più tardi. Ok, la pasta è stata calata, qui adesso è pronto. A proposito di pasta, mi permetto di suggerire un grande spaghetto proprio, e comunque questi fanno pasta ottima di qualunque tipo. È molto buona, costa magari un pelino di più di quella solita, però vale la pena. Ecco, vabbè, non è pubblicità, non mi hanno pagato. L'ho assaggiata e devo dire che è roba buona. Alla fine ho deciso di non mettere tutte le cozze col guscio dentro in padella perché alcuni gusci non erano proprio puliti puliti, quindi ho tenuto quelli un po' più puliti. Cioè, comprandole da fresco, il guscio si raspa, quindi con un coltellino tipo questo, per io almeno uso questo, raspo ben bene il guscio, tolgo tutte, ecco per esempio queste. Vediamole un po', queste impurità qua che ci sono sul guscio, le tolgo, le faccio sparire e i gusci diventano belli puliti. È anche vero che vengono scottate in padella, è anche vero che certe erbe e cose che si mettono in padella, oltre ad avere un senso come gusto, hanno anche un senso, come tra virgolette disinfettante, quindi aglio e peperoncino sicuramente hanno delle proprietà battericide. Ci si aggiunge del prezzemolo, si fa una cottura a temperatura abbastanza elevata normalmente, quindi cioè se fossero cozze fresche si porterebbe la padella a una buona temperatura. Si metterebbero dentro, si cuocerebbero a una temperatura abbastanza elevata, anche se breve, perché sennò la cozza diventa, cioè, si spappola, sparisce. E quindi sicuramente serve, cioè la preparazione in cucina serve anche per disinfettare il cibo, oltre che prepararlo, per le papille gustative, ovviamente. Ecco. Va bene, niente, continuo non dimenticando l'aggiunta di vino, perché mettendoci dentro del vino abbiamo dell'alcol, quindi anche quello contribuisce a disinfettare, diciamo, e a rendere sicuro quello che si mangia, via, insomma, ecco. È una mia idea, eh. Poi dopo, cioè, contestabilissima, senza problemi. Niente, continuo a preparare il mio pasto e ci sentiamo fra un po'. Allora, ho acceso il fuoco, sto facendo rosolare, io direi indorare, però forse non so se indorare è una parola italiana, comunque l'aglio e il peperoncino non devono bruciare, il fuoco è al minimo, devono solo creare un fondo dove poi andrò a inserire le mie cozze. Appunto, ripeto, se fosse una cosa dal fresco si metterebbero dentro in questo fondo, si aprirebbero e rilascerebbero la loro acqua. L'amico Mimmo Corcione,
la chiama l'acqua santa e non ha tutti i torti, anzi ha molte ragioni. Allora, mettiamo, lì c'è un po' d'acqua, spero che sia pulita. O qualcuno potrà anche dire che ci ho messo un chilo d'aglio, eh? A me piace, che ci posso fare. Ecco qua, è entrata l'acqua delle cozze nell'olio e comincia a scoppiettare. Ecco, qui ci sarebbe da dire che forse al contrario di quando si usa il fresco, se la cozza non si apre, era già morta prima. Sì, oddio, cioè, nel fresco si tolgono prima, diciamo, di metterle in padella le cozze che si sono già aperte perché appunto sono andate. Qui, essendo un prodotto surgelato, beh, non lo so, è una cosa un po' diversa regolarsi. Ecco, poi devo mettere dentro questi ingredienti, però li metterò proprio un attimo perché, ripeto, se no mangio una frittura di cozze, la cosa non è proprio il massimo. Vabbè, queste qua che non si sono aperte, boh, vedremo dopo. Che in teoria avrebbero dovuto, visto che le ho lasciate fuori a scongelarsi, aprirsi. Vabbè, io mi sa che queste le metto da parte, anche perché aprirle col martello non è il caso. Sono fuori dal fuoco, perché comunque l'olio è bello caldo, è tutto bello a posto. Io quasi quasi metto dentro solo per un secondo, no, però meglio prima guardare la pasta a che punto è, perché nel momento in cui è pronta. Sembra abbastanza, al limite alzo un po' il fuoco, ci diamo un po' di vita, rilevo dal fuoco questo, metto dentro i miei pescetti. Oh, il filmato verrà un po' lungo, abbiate pazienza che. Io ci metto anche un gocciolino, adesso faccio riprendere temperatura, la pasta è lì che va. Allora, ecco, non essendoci come si dice, l'acqua delle cozze che ha salato, io un pizzichino di sale ce lo metto. Ecco. Sta riprendendo vigore, giriamoli velocemente, eccoli qua, si sta anche formando una discreta cremina, devo dire. Comunque, mi ci manca un goccino di vino bianco, proprio così. Per la cronaca si tratta di malvasia, dei colli piacentini. Il gambero sta cambiando colore.
so, io mi sentirei di trattarlo un po' come, non so se avete presente il roast beef, no? Che è praticamente ben cotto fuori, all'esterno, ma dentro quasi il sangue, ecco. Più o meno il gamberone va fatto allo stesso modo. Le cozze forelle, vabbè dai. Sì, probabilmente forse avrei dovuto scegliere di mettere prima il gambero, dargli una scottata e poi le cozze per ultime, che almeno non prendevano. Comunque il fuoco, ripeto, è proprio al minimo, 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 e quindi le rivolto ben bene senza lasciargli. Poi la fiamma, diciamo che è più o meno in questa zona e loro stanno al di fuori. Diciamo che adesso sto facendo solo asciugare più che altro il vino e il sughetto, un po' la pasta, bisogna assaggiarla. Vieni fuori. A posto. La pasta è a posto e gli diamo una passatina in padella. Video verrà 2 ore di durata. Finire il tutto per bene, in modo che la pasta rilasci il suo amido. Bisogna mescolare, che strusciando, anche qui non so se è italiano perfetto, comunque strusciando la pasta rilascia il suo amido e quindi mi va a creare un po' di cremosità dai, che si sta facendo, eccolo lì. Si vede, manca solo un pizzico. Dai, sono rimasti abbastanza, si sono rimpiccioliti, comunque vabbè dai. E non è facile studiare i tempi, a me però sembra praticamente a posto, dai. Ok, buona così, vado a impiattare. Spaghetti sono nel piatto, prima mi sono dimenticato di far vedere, che si aggiunge il prezzemolo dentro la padella togliendo dal fuoco, vabbè, dai, è qua, adesso me la mangio e vediamo. Ok ragazzi, il primo è andato, non era malaccio, forse mancava un pelino di sale, adesso qua c'è la prova del pesce con la salsina, come avevo detto. Ho fatto delle patate, l'ho condite e adesso provo un attimo a mangiarlo. Molto delicato. La volta scorsa che l'avevo fatto era un po' più salato. Si sente, ecco, allora diciamo che manca un po' l'affumicato delle aringhe, si sente un pochettino più l'acidulo. Allora sentiamo, proviamo un po' questo con le patate. È buono anche con le patate. E dipende un attimo se piace appunto il sapore. Si sente un pochino poco l'aneto, ecco, vabbè, quello lì probabilmente, quello lì secco, non è proprio il massimo della vita. Comunque insomma è una cosa semplice da fare, si può provare, dai. Io vi saluto tutti, saluto gli amici del canale e ci sentiamo al prossimo giro, dai. Ciao ciao ciao.
Ah, la battaglia culinaria è finita. E adesso c'è da sistemare il campo di battaglia. Vabbè, dai, ragazzi. Un saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao.